Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 17. Come preannunciato a fine video precedente, iniziamo a bomba questo qua. Ovvero dobbiamo giocare subito una finale delle tantissime coppe di Lega, di Inghilterra che ci sono appunto in Inghilterra. Giochiamo contro l'Arsenal, ero in dubbio se giocarla o meno, ho deciso di giocarla. E niente, vediamo un po' come andrà. Per chi non se lo ricordasse, per chi non avesse visto il video precedente, devo ricordare, porca miseria, chi si è sbriciolato, perché deve stare 3 mesi fermo, Sanchez. Speriamo poi non succeda niente a livello di Osi, perché ho visto che ci sta solamente la riserva, magari poi si vanno a perdere le partite a tavolino. E niente, quindi giocherà a Basel probabilmente sino al resto della stagione. Nonché mi dispiace il fatto che Basler sia titolare, cioè che giocherà lui, perché comunque per me Basler è benissimo titolare e l'ho sempre preferito rispetto a Tielemans quando ce l'avevo. Solamente che non c'ho un cambio vero e proprio qua, ecco. Mi toccherà poi eventualmente spostare Eriksen, anche se in realtà non è veramente un proprio, cioè non è un vero CDC, ma nemmeno CC. Niente, è andata così. Comunque, dato che è una partita di coppa, voglio far questo. Voglio dare spazio a quelli che di solito giocano di meno, ovvero loro. No, Beobi no, Beobi mi fa schifo. Faccio così. Vai, per fare tra virgolette un po' di turnover, poi do spazio un po' a quelli che giocano di meno. Anche se è una finale, e spero di non pentirmi. Comunque dai, iniziamo. E speriamo bene. Dai bimbi. Guarda là, ho sbagliato anche il pigiato, prima però ho visto delle foglie, sì, delle fumate. Ah, dai da lì, si vede che è una finale però, bellino. Ah, tutti fuori. Vabbè, e pigio, dai, tanto è pur sempre una finale di coppa, è importante però di certo nella Champions League. Con tutto rispetto, Via, oh, comunque sì, mi stavo concentrando su altro. Niente, è iniziata, abbiamo fatto il calcio inizio noi e bimbi, guardiamo di portarci a casa questo trofeo che di per sé eventualmente nulla. Eventualmente dovrebbe essere il primo da quando c'è questa gestione No Meets Newcastle. No, perché mi pare di sia il primo. Ormai lo dico, faccio discorsione mentre gioco. Allora, aspetta, forse faccio gol, no. No, non faccio gol. Allora, il campionato in Serie B, diciamo, non l'abbiamo vinto. Lo vinse maledetta la miseria del Norwich, quindi niente trofeo, niente nulla. Poi, qui non abbiamo vinto niente. In Coppa UEFA, vabbè, Europa League non ci siamo mai arrivati, quindi non è nemmeno di che abbiamo fatto vederla. No, mi pare di non aver vinto niente. Nelle coppe, nei precedenti anni, siamo andati fuori, sempre. Boh, mi pare di no, vorrei dire la cacchiata, però mi pare di no. Vabbè, dopo 10 minuti, anzi, quasi 12 minuti di partita, mi chiedo. Ciao a tutti. Vai, Cardi! No! Ma non so dove poteva andare quel tiro, l'ha incrociata bene, eh. Peccato, Dio. Maremma, cane. Tirata una peta. Per me è a rigore questo, arbitro. Ho visto il piedino del difensore beccare il piedino di Cardi. E è cascato. Vabbè, nulla, ormai è andata. Non pensiamoci. Finisce così il primo tempo, 0-0. Per ora, anche se non abbiamo fatto chissà cosa, però rispetto agli altri, stiamo giocando meglio. E Arsenal direi inesistente dal punto di vista di occasioni. Per ora. E niente, speriamo di sbloccare la partita nel secondo tempo. Attenzione, mamma mia che gol ha fatto l'Arsenal. Anzi, che ha fatto Sanchez, dovrebbe essere lui. Però non ci voleva, non ci voleva per niente. Vai Eriksen, Eriksen! Dopo 5 minuti la riequilibria lui e andiamoli. Vai Rashford! No! Cosa si è mangiato? Attenzione! Bravo Donnarumma!
se si prendeva il gol lì probabilmente si chiudeva battenti. Poi! Maremma cane, peccato. Finiscono così i 90 minuti regolamentari. Se va supplementari, a regola, no? Sì, via. Iniziamo. Speriamo di non andare ai rigori, eh. Sennò un bel casino. Attenzione! Mamma mia, fuori, meno male. No! Non l'avevo visto! Non l'avevo visto! Non l'avevo visto! Non c'è nessuno! No, ora no. Boia, che culo c'ho avuto lì. Bella roba. Vai, la butti dentro. Tira! Non ci credo, non ci credo, non ci credo. Vai, Rashford! No, dai. Buono te. Oh, Rashford si mangia di tutto, però è l'unico che sembrerebbe che abbia voglia di far gol. Speriamo che da qui alla fine del secondo tempo supplementare riesca a far ciò. Vediamo un po' se si fa qualche cambio nel frattempo. Cacchio metto, cacchio metto. Senti, io faccio questa sabina. Vai, così. Vai Dybalino, vai che sentalo sei fresco! E ci voleva lui! Solo Dybala! 2-1! Al 100... Boia! 110, boia! Boia, boia, boia! E andiamoli! 2-1, cerchiamo di tenere questo vantaggio, vai, metti anche tutti dietro, vai! Non sti più, penso al trans! E andiamo, De! E andiamo! Seppur, come ho detto prima, questa qua come competizione era una delle tante coppe di Lega, diciamo, coppe d'Inghilterra, alle quali possono partecipare, cioè, qualsiasi squadra, è pur sempre, cioè, fa pur sempre piacere vincerla, ecco, è pur sempre, questa era pur sempre una finale, bene, sono contento, via, insomma, il succo di discorso era questo, anche se non era una coppa, una competizione super importante, però fa piacere sempre vincere, fa pur sempre piacere vincere. Bene. Dopo soli 2 giorni torniamo a giocare, però in campionato, contro l'Everton, in trasferta, ancora una volta, perché anche già nel video precedente giocava sempre in trasferta, ora si vede quando è che si gioca in casa, comunque. E niente, il problema è che era probabilmente tanti, perché comunque la partita di prima sì, è vero che qualcuno era un panchinario, insomma, un po' di turnover, ma tanti erano titolari. Qualcuno sarà stanco, infatti, guardatevi in che condizione, mamma mia signore. Allora, facciamo così, sperando di non pentircene. No, guardiamo un po' lui, un po' Basuer, ma chi ci metto? Anzi, faccio così, non è correttissimo, però non me la segna in mente di poter fare. Vai, iniziamo e speriamo che non muoia nessuno nel campo. Batto nel calcio, inizia l'avversario e la partita inizia. Stavolta giochiamo in notturno. Dai, bimbi. Bella palla per Rashford. Io buono, dai, io. Mamma mia, portiere cosa stava per fare. Peccato, dai. Finisce così il primo tempo. 0-0. Poche, poche, poche occasioni. Di conseguenza, poche emozioni. Speriamo che il secondo tempo ci serve qualcosa di diverso. Attenzione, mamma mia, Icardi dalla distanza, che bomba. Però purtroppo troppo centrale. Vai, sei da solo Rashford. Peccato, Dio. Non mi riesce ad arrivare in porta, cioè a fare dei tiri pericolosi. Non so come mai. Mamma mia, palo. Meno male. Levane, levane! Mamma mia, meno male, ma bisogna levarne lì! Porca miseria, vabbè, Rashford, prima ha fatto un fallo, niente male.
Cambio, andiamo un po', viste, guardatevi in che stato sono alcuni. Dembélé, strano che non si sia rotto, per miracolo. Facciamo così, vai. Elegantemente con questa serie di passaggi. Icardi a spazio. Cardi! Boia, pensavo andasse fuori, quindi sono partito con tono di voce abbastanza tranquillo. Mamma mia, gotta fatto! Questo ragazzo vede la porta anche da casa sua, veramente, anzi la becca più che altro. Benede, all'ottantesimo, Mauro Icardi, ci pensa lui, era tutti dietro. Bisogna riposarci, siamo stanchi. E andiamo, De, nonostante le difficoltà fisiche, tra virgolette, ovvero la stanchezza dovuta alla finale precedente, alla partita precedente, siamo riusciti. Ma era un po' brutta, se si va a vedere, comunque, a vincere questa partita di campionato contro l'Everton. Non era semplice. Finalmente torniamo a giocare in casa. Lo so che di per sé, almeno nel gioco, non cambia niente. Però è uguale, era 800 partite che si giocavano in trasferta. Giochiamo in casa e fra l'altro giochiamo contro una squadra che in questo video, se non sbaglio, abbiamo già visto. Ebbene sì, contro l'Arsenal. Dopo due partite, anzi, dopo una partita giocata all'Everton, si gioca contro l'Arsenal. E via, iniziamo. Comunque fatemi dare un'occhiata alla classifica. 8 punti di stacco dalla seconda che è il Tottenham. Bene, non possiamo giocare veramente con nonchalance. Ma ciò non vuol dire che dobbiamo perderla, dobbiamo vincerla, ecco. Sì, mi dà Renato Sanchez come mina, in realtà Renato Sanchez si è sbriciolato. Vabbè. Allora, fatemi fare qualche cambio. Bene, si è recuperato non tutto, ma parecchio. Faccio giocare Bale al posto di Dembélé. Rashford lo lascio fuori stavolta. Bene, iniziamo così. Battono il calcio inizio dell'avversario, ovvero l'Arsenal, e la partita inizia. Da lì che sole scende. Via. Dai, bimbi. Ah, Embolo, peccato, niente. Oh, ne si leva! Boy, rigore. Ho stempiato lui per cercare di cosare il tiro. Con Willems, peccato. Oi, oi, bello sbagliato Sanchez. Vai, Ciccio, mi fido. Eccoci. 1-0 Arsenal, porca miseria. Attenzione, mamma mia, manco pieno l'Arsenal ne fa un altro, sempre con Sanchez, fra l'altro. 1-0 Arsenal, questo è il risultato del primo tempo. E bisogna svegliarci per davvero, perché non ci siamo, ma proprio si gioca male. A parte quella mini occasione con Embolo, per il resto non si è fatto altro. Ma andiamo bene, la vedo bigia stavolta, sinceramente. Attenzione Alaba. Non so se la metteranno in mezzo, tirerà. Guardiamo un po', tira. No, meno male, vai, non è successo niente. Vai Dybala, tira giro! Dio buono, de peccato! Vai! Non ci credo, non ci credo! Porca miseria! Vai Dybala, no! Dai, siamo sempre lì! Vai Bailey! Non ci credo, sì, vabbè, pallone che schizza, sei flipper! Attenzione Eriksen, tiraccio, tiraccio! Via, 2-0. No, però è finito. Si è dormito e l'ordine di tanto non si fa gol. E giustamente abbiamo perso, perché non possiamo svegliarci a quant'era il 60-65esimo così. Ah, io zotto, clamoroso di Williams. Beh, finisce appunto la partita. Siamo svegliati dopo che Dybala ha provato quel tiro a giro che il portiere ha sventato, ecco, quell'occasione lì. Ed è giusto perché non ci si può svegliare così tardi e poi sperare di fare qualcosa, ecco. Bisogna partire subito a bomba e cercare di finire a bomba. Purtroppo non è andata così. Vabbè, diciamo era meglio di no, però ci può stare, ecco. Per fare contro l'Arsenal, una grande squadra. Vabbè, come probabilmente avete visto mentre finivo il discorso sulla partita precedente, eccoci qua, dobbiamo giocare il ritorno della partita di Champions League contro il Mönchengladbach. Per chi non se lo ricordasse e per chi non lo sapesse, la partita è andata e finita 0-0, quindi non è ancora stato deciso niente. Vabbè, di solito non è deciso niente anche in altri casi, però soprattutto con questo risultato la partita è veramente apertissima.
E niente, guardiamo un po'. Intanto si gioca così. Già pronti via, si parte male. Perché mi sono scordato fra l'altro di fare cambi nella partita precedente. Accidenti a me. E non c'è da fare altro, non c'è da dire altro. E niente, quindi non mi resta che iniziare la partita. E cerchiamo di passare il turno, eh. Dai bimbi, io ci credo. Giochiamo chiaramente notturna. Battono il calcio, inizia l'avversario e la partita inizia. Dai, bimbi, cerchiamo di vincere, almeno qua. Vai Dybala, Dio buono. Vabbè, ci si presenta così dopo 5 minuti di gioco. E è rigore questo, è un clamoroso. Bene, lotta clamorosa dei difensori di loro. Dybala, non sbagliati, prego. Eccolo lì, fallo Dybala, 1-0, la sblocca lui. Però rimaniamo calmi, perché essendo finita 0-0 l'andata, se loro dovessero fare un gol e poi la partita dovesse rimanere su quel risultato, passerebbero loro. Quindi stiamo calmi. Festeggiamo eventualmente se dovessimo fare un 2-0. Attenzione, vola Donnarumma, che Fred si confonde con loro a livello di maglia. Non la fate girare, meno male, meno male, meno male. Vai Dybala, perché? Perché non ha fatto finire l'azione? Boh, c'avevo palla, mi giravo e forse potevo tirare. Vabbè, Dybala da qui, pericolosa uguale, vediamo un po'. Sì, piccionaia. Finisce così il primo tempo, 1-0, siamo in vantaggio. Bene, ma non benissimo, ecco. Via, procediamo. Attenzione! Che gol! Marcus Rashford, 2-0. Così, a volte sbaglia gol davanti porta clamorosi, nel senso sbaglia, magari non so, la tira centrale anziché angolata o vola tutta fuori, di quello che vi pare. Comunque, e poi va a fare questi gol qui, di potenza e di precisione. Bravo Rashford. Bene, 2-0. Ora sì che si può un po' festeggiare, però la partita chiaramente non è ancora finita. No, eccola, la riaprono ma è fuori gioco. Mi pare di aver visto che è fuori gioco. Bene, meno male. E vai Cardi, peccato di. Vai, andata fuori, facciamo un cambio. Anzi, qualche cambio. Mamma mia che è stato alcuni. Facciamo così. E poi, tanto per farlo un po' riposare, levo Dybala per mettere Ameobi così a caso. Tanto dovrebbe mancare poco, cioè dovrebbe, manca poco e non dovrebbe far danni eventualmente. Attenzione proprio Ameobi! 3-0! Guardatelo lì, non gioca mai, qua quelle volte che gioca mette sempre un'impronta importante alla partita. No, vabbè, meno male, c'ho piacere per lui però, che se un gioco, però tanto non cambia, non gioco uguale. E andiamo, con un clamoroso 3-0, passiamo questo turno di Champions. Passiamo agli ottavi, bene ragazzi, bravi, bravi, bravi. Se bisogna essere onesti, almeno sulla carta, c'è andata abbastanza di culo, perché Mönchengladbach rispetto a altre partite che probabilmente ci potevano, altre partite, altre squadre che ci potevano capitare, diciamo che ci è andata bene, guardatevi. Ora non so chi è arrivato prima e chi è arrivato secondo, però quando andava anche squadra, diciamo che poteva sicuramente andarci peggio. Bene così però, siamo stati bravi. 3-0 è tanto, clamoroso, bene. È sbucata una partita. Perché dico sbucata? Perché quando nel video precedente guardammo il calendario per vedere le partite che ci aspettavano e per vedere se avevamo passato appunto il turno di FA Cup col Manchester, in realtà questa qua non c'era e c'erano solamente 4 partite, quindi questa è la quinta, che però anche stavolta, dato che giochiamo in casa e mi voglio rifidare della mia squadra, ho deciso di non giocare ma bensì di simularla, anche se comunque è una bella partita. Vediamo un po' come andrà. Dybala, buono, 1-0. Sono tesissimo, perché ho un brutto presentimento.
E andiamo, Dembélé addirittura. Vabbè, comunque passavamo uguale a regola, anche lì guardiamo se c'è un eventuale ritorno a regola. No, però meglio non dire cacchiate e guardarle tutte. No. Hanno spostato una partita perché pare qua bisognava giocare contro il Chelsea, se non sbaglio, perché l'ho visto prima. E no, buono. Buono, fate quella qua, l'hanno spostata qui. Quindi di per sé il video potrebbe terminare qua. A regola terminerà qua. Però per sicurezza, per vedere quando metteranno le due partite di Champions, andata e ritorno nel prossimo turno, procedo. Ci rivediamo poi eventualmente, se non succede niente, a inizio di aprile e poi molto probabilmente arriveremo saluti. Vediamo un po'. Siamo arrivati ad aprile, hanno messo la partita di Champions, però la partita di Champions contro addirittura abbiamo beccato lo Schalke, quindi di per sé, per quanto sia comunque secondo me più forte sulla carta nel Mönchengladbach, però è più debole rispetto ad altre squadre che ho visto, quindi anche stavolta, almeno sulla carta, ripeto, ci è andata un po' di culo. Comunque, queste partite l'hanno messe nel mese di aprile e niente, quindi direi delle conclusioni. Per quanto riguarda invece appunto il mese di aprile, io credo di dividerlo in due parti, perché comunque sono ben sì, la bellezza di 8 partite, anche se questa probabilmente la simulerò. Quindi boh, vabbè, comunque sono 7 partite giocate a regola, e quindi meglio secondo me dividerlo, fare 4, 4 e 3, 4 e 4 se metti caso decido di giocarla. Boh, comunque, di per sé, marzo finisce qui, quindi di conseguenza anche il video. Aprile è questo qua, ci sono partite importanti, vedi soprattutto questa. E mamma mia, anche maggio, quante partite c'ha. E niente. Quindi io direi di arrivare alle conclusioni. Allora, prima di arrivare alle conclusioni voglio però dare un'occhiata qua alla classifica, che c'è sempre prima, addirittura a 4 punti dalla seconda, però abbiamo una partita in meno. Quindi volendo possiamo andare a più 7 dalla seconda se dovessimo vincere questa. Ah, da Ganso nel Watford c'è Martè, non me lo ricordavo. Quindi incontriamo anche Martè, se giocherà titolare. O comunque se giocherà. Quindi niente, la situazione è questa. Io direi che se bisogna fare un resoconto di quanto è successo in questo video, ma comunque di quanto sta andando, di come sta andando la stagione, direi che però sta andando veramente, veramente in maniera eccezionale. Perché in campionato siamo primi. In Champions siamo passati, quindi siamo sempre. Abbiamo vinto una coppa. Siamo sempre dentro la FA Cup. E quindi niente, sta andando in maniera ottimale. Quindi detto questo, niente, arrivo veramente alla conclusione, smetto di parlare. Quindi come sempre vi ringrazio per la visualizzazione e poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste 3 cose. Ovvero, indovinate un po', mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò di queste 3 qua, ma non solo. Beh ragazzi, niente, ah, Williams è squalificato, porca miseria, vabbè, niente, vi aspetto nel prossimo video in cui appunto inizieremo aprile, via, vi aspetto, ciao!